Signori, per favore, i colleghi della stampa, va bene con le foto, però cerchiamo di stringerci perché gli spazi sono piccolini. L'augurio viene molto facile da farsi perché andato sono presente in una città che io continuo a definire, come l'ho detto all'inizio della mia stagione qua, una città laboriosa, una bella città. Io penso, dicevo in macchina alla Ferro che mi ha accompagnato, che se tutte le città siciliane avessero la laboriosità di Marsala, tutta la regione se ne avvantaggerebbe. Marsala continua ad essere ed è una città al lavoro. Ho avuto modo di conoscere i due candidati sindaci, che ringrazio intanto per la sobrietà con cui hanno condotto la campagna elettorale senza mai eccessi, hanno fatto parlare più i loro programmi che non le alzatine di voce, veramente una campagna elettorale che dovrebbe essere portata ad esempio probabilmente in tutti gli altri contesti, ma poi alla fine ha scelto una persona che ho avuto modo di conoscere durante la mia permanenza qui, è una conoscenza da segretario comunale del partito, quindi è una conoscenza importante, e ho avuto modo di dire che ha una caratteristica che prevale sulle altre, quella, diciamo così, che ha le idee chiare, sa dove vuole arrivare, e penso che trasportando questa capacità di avere una visione rispetto al percorso, che è duro, sicuramente lungo, sicuramente avrà un percorso facilitato. E quindi un augurio a tutta Marsala e soprattutto al sindaco. Ad indossarla. Rocco. Pensato di fare tante cose, ma non certo di fare il sindaco della città. Insomma, oggi sono estremamente onorato di questa fascia. Emozionato, ci sta. Cercherò di essere degno di questo ruolo e di no. Scusatemi. E di no. Di non deludere tutti i cittadini che mi hanno votato, non solo però quelli che mi hanno votato, ma anche gli altri cittadini che non mi hanno votato e tutti quelli che sono rimasti a casa. Sarò il sindaco di tutti i marsalesi, di tutti, dai più piccoli ai più grandi, da quelli che sono in città a quelli che sono emigrati per questioni di lavoro o di studi. Faremo di tutto perché in questa città ci sia, all'interno della legalità massima, trasparenza massima. Faremo tutto per creare occasioni di lavoro e servizi per tutti, ma soprattutto per i ceti più deboli, per i quartieri che sono un po' dimenticati, per tutti i nostri ragazzi che sono fuori, che spero nel futuro piano piano possano ritornare in questa città, trovando lavoro naturalmente, perché solo così possono tornare, e il sogno grande che abbiamo, partendo dalle piccole cose di cui c'è assolutamente bisogno, dalle strisce pedonali, scusatemi, perché così è partita la campagna elettorale, alle altre grandi cose, facendo di tutto perché questa sia una città più libera, più pulita, più corretta, dove possiamo vivere e confrontarci anche sulle idee politiche lungo le strade, senza mai astio, senza mai contrapposizione, pensando che tutti hanno le loro idee, le possono e debbono esprimere,
così come tutti quelli che lavorano in questo comune, dove io ringrazio prima il commissario che quasi per un anno ha gestito questa città, sicuramente una cosa difficile perché da solo, avendo anche un posto di ruolo importante alla regione, non è stato sicuramente facile. Ringrazio tutti i dipendenti, da quelli che stanno alla porta ai dirigenti massimi, ma da domani dobbiamo lavorare insieme, perché il nostro motto è insieme cambiamo Marsala. La squadra non è semplicemente quella del sindaco, degli assessori e dei consiglieri, ma la squadra sono i dirigenti e i dipendenti comunali, perché solo facendo squadra la gente si aspetta. I persone, i cittadini non fanno differenza, dicono il comune, funziona o non funziona. Da domani tutto il comune farà squadra e tutti noi dobbiamo dare risposte a tutti i cittadini. Io vi ringrazio, per adesso non aggiungo altro, da domani mattina alle 9 ci mettiamo a lavorare con tempi un po' europei, vi prego, perché sicuramente la gente ci guarda. Cambiando modo, la cosa più difficile ma sicuramente sarà fatta, cambiando mentalità per tutti i cittadini, ma partendo da noi, dobbiamo dare l'esempio, perché se diamo l'esempio gli altri si adeguano. Se noi siamo corretti, se noi parcheggiamo le macchine dove devono essere parcheggiate, se noi non veniamo con la macchina dentro il comune, se noi rispettiamo le regole anche i cittadini le rispettano, se noi non rispettiamo le regole i cittadini non le rispettano, non possiamo pretendere che gli altri poi rispettano le regole. Quindi l'invito che faccio a tutti, tutti al lavoro nel proprio ruolo, massimo rispetto per i cittadini che sono quelli che ci danno lavoro, che danno lavoro a voi soprattutto, e quindi nessuno deve essere, tutti devono essere ascoltati e tutti devono avere risposte senza rinviare ad altri che danno risposte più alte, perché questo non è ammissibile e non l'accetterò. Ognuno deve poter dare risposte, quindi un vademecum dove l'ultimo o il primo della classe, a seconda dove partiamo, deve sapere quello che dice, non ci deve essere qualche altro che dice il contrario di quello che ha detto il primo. Buon lavoro a tutti e ci vediamo presto, perché insieme possiamo... Colleghi, va bene così, Rocco, per favore. Guarda, lei è un ufficiale. Ah, io ora qui per niente. Certo, ma sono ufficiale. Quando finisci mi alzo. Un attimo.